una partita buttata dal mio punto di vista. Il primo tempo non mi è piaciuto per intensità, per poco spirito di squadra, e noi non possiamo prescindere da questo, perché il nostro modo di giocare ha bisogno di quegli ingredienti lì. Invece nel secondo tempo siamo stati più dinamici, più attivi, più partecipi, non fortunatissimi in alcune circostanze offensive, molto ingenui in alcune difensive che ci hanno costato la, soprattutto nell'azione dei due calci di rigore, che ci hanno costato la partita. La partita bisognava portarla al 90°, mancava poco, e poi giocarci l'ultima mezz'ora, e lì non siamo stati bravi, non siamo stati all'altezza. Adesso ancora addosso la delusione per questa sconfitta. Io solitamente dico dimenticare e ripartire, ma adesso ancora ce l'ho addosso, non l'ho digerita, non mi è andata giù per le modalità, perché comunque ce l'avevamo lì, la squadra era stata brava a riprenderla due volte, la squadra era stata brava a crescere nell'arco della partita, la squadra non è stata brava in quelle due occasioni evitabilissime. Devo dire che l'arbitro non mi è piaciuto per il tipo di conduzione, i rigori decretati erano più virtuali che veri, diciamo così, e alla partita di domenica ci penseremo da domani. Adesso la ferita e la rabbia per questa sconfitta è ancora grossa, perché c'è scappata di mano stupidamente, gliel'abbiamo messa su un piatto d'argento stupidamente, e se vogliamo crescere queste piccole cose vanno limate, perché altrimenti poi non dà più un senso di compattezza, di struttura, di forza, ma di vulnerabilità, e la vulnerabilità non ti mette nella condizione di dar continuità ai risultati.